Buongiorno, io sono Lunati Luca, sono responsabile reparto carni fresche e congelate di Globalpesca. Oggi siamo qua ad aiutarvi a cuocere una fiorentina perfetta. Ricordiamo che il taglio fiorentina è un taglio di pregio che viene ricavato dal lombo del bovino. In questo caso è composto da sottofiletto e filetto, e il famoso taglio dell'osso a T, il quale è soprannominata anche T-bone steak. Per procedere a una buona cottura è importante anche la frullatura della carne, in quanto questa aiuta giustamente ad avere una tenerezza migliore in fase di esecuzione. È importante dare un leggero strato di olio alla carne, in quanto l'olio è un ottimo conduttore di calore e dunque questo permette alla carne di raggiungere le temperature in modo molto omogeneo. Ricordiamo sempre, per avere un'ottimale cottura del prodotto, è importante che la nostra fiorentina venga tolta dal frigo almeno 3-4 ore prima, in modo da raggiungere delle temperature il più possibile vicino all'ambiente, e in modo che nella cottura questa differenza di temperatura non sia così alta, se non andrebbe a raffreddare la piastra e dunque di conseguenza potrebbe anche non cuocere in modo correttamente il prodotto. A seconda del tipo di cottura che vogliamo dare alla nostra fiorentina, ci sono tre temperature che dobbiamo tenere ben presente. Per una cottura cruda, una temperatura mediamente sui 55 gradi al cuore della carne; per una temperatura media 62-65 gradi; per una cottura lunga 72-75 gradi. Vi ricordiamo anche che a seconda dello spessore della fiorentina ci sono dei tempi che possono variare. Logicamente in questo caso parliamo di una fiorentina su 1,2 kg, presumibilmente si sta sui 4-5 minuti per lato e circa 3 minuti con la fiorentina messa in piedi sulla griglia, in modo che le due parti e l'osso raggiungono una temperatura idonea per una cottura perfetta. E cosa buona e giusta, ricordare che durante la cottura non è necessario girare la fiorentina con la forchetta, in quanto questo provocherebbe l'uscita dei succhi che rendono i sapori del prodotto. Questa è la nostra fiorentina con cottura perfetta. Buon appetito da Globalpesca.